Parigi, 8 giugno 1983. 50.000 francesi tornano a recuperare i miti del rock. All'ippodromo di Auteuil, dopo 5 anni di assenza dalle scene, si ripresenta una stella del rock che è anche il simbolo della stagione più colta di questa musica. Vecchi e giovani fans del rock ritrovano David Jones, un inglese di 36 anni, ex studente di scuola d'arte, diventato David Bowie, quasi un re della nuova estetica musicale. Mixer, per l'occasione, lo ha incontrato in esclusiva per l'Europa. Perché ha accettato una tournée europea da rockstar? È una ricerca del tempo perduto o un'operazione commerciale basata sulla nostalgia? Non credo che potrei mai desiderare di recuperare alcuni degli avvenimenti del passato, ma certamente non aver eseguito le mie canzoni dal vivo per 5 anni è una cosa che mi è mancata. E dall'epoca della mia ultima tournée sono usciti 3 o 4 album. Di conseguenza è per me un'iniziativa importante, è un fatto estremamente positivo poterle cantare di nuovo. Le grandi tournée europee vedono protagonisti in questi ultimi anni solo artisti della tua generazione e di quella precedente. Perché dopo di voi il rock è finito? Non credo di poter dire che il rock cominci o finisca con me. Credo che la mia sia una musica più popolare del rock. Ma no, certo. Ad un interrogativo del genere bisogna rispondere sul piano individuale. Per me è stata di natura apolitica, ma se ci sono dei valori politici, questi emergono attraverso gli accenti emotivi della musica che si fa. Ti ha influenzato la tua conoscenza delle arti figurative? Per quanto concerne la mia formazione artistica, ho sempre guardato con interesse a tutte le forme d'arte, non solamente alla musica rock. Non ho mai desiderato operare nel campo della musica rock separandola dalla teatralità. È infatti consistito in questo il rapporto di influenza con Lindsay, o meglio, l'influenza che Lindsay ha esercitato su di me. Non v'è dubbio che Lindsay ha posto le basi di quello che deve essere il modo di affrontare la scena. Se il pubblico deve stare seduto e guardare qualcosa, allora tanto vale tentare di evocare una realtà alternativa a cui partecipare o nei confronti della quale porsi in maniera oggettiva o soggettiva. Quanto c'è di questa tua ricerca in Space Oddity e perché originariamente questa canzone era intitolata Man of War, Man of Music? Questo titolo gli fu dato dalla Philips Record Company ed era un titolo che non mi trovava d'accordo. Ho sempre avuto la sensazione che fosse un titolo insulso. In origine il titolo era David Bowie, ma in occasione di una seconda edizione venne fuori il titolo Man of eccetera eccetera. Per quanto riguarda il messaggio della canzone, ritengo che definisse con precisione quello che era il mio principale obiettivo nel campo della musica: parlare della condizione di isolamento dell'uomo e della visione confusa che ha della realtà che lo circonda. E alla fin fine è di fatto quello che tento di dire da 12 anni circa a questa parte. Thank you.
Credo che inevitabilmente la vera libertà scaturisca dalla capacità di dividere la propria vita con un'altra persona senza intromettersi nel suo comportamento o nel suo modo di pensare, e sempre che questo atteggiamento sia reciproco. È questa per me la completa libertà. Non nella copertina. In alcune delle canzoni sì. Sì, alcune delle canzoni mi piacciono ancora molto. Bowie, sei d'accordo che il tuo più grosso contributo alla musica rock e ai suoi significati è stato Ziggy Stardust and the Spider from Mars? Ritengo che il mio contributo più significativo sia stata la trilogia Low, Heroes, Lodger, alcune parti dell'album Diamond Dogs e un po' di Ziggy. In generale però la trilogia di album Low, Heroes, Lodger ha significato per me molto di più di gran parte delle altre cose che ho fatto. Perché dopo aver bruciato così tante idee ed esperienze nel 76 annunciasti per un momento il tuo ritiro? Cosa ti aveva consumato? Sì, hai colpito proprio nel segno. Ero veramente consumato. Fino ad allora avevo vissuto un'esistenza stereotipata, tipo rock and roll, che non si confaceva a me. Ci ho messo 4 o 5 anni, fino ad oggi, perché mi rivenisse il desiderio di reimmergermi in questa misura nel mondo del rock and roll. Cosa ti convinse a tornare solo pochi mesi dopo negli Stati Uniti? Il successo del tuo spettacolo televisivo, il 1980 Floor Show, o la scoperta di nuove possibilità visuali da sfruttare nei tuoi spettacoli come quello ispirato al tuo LP Diamond Dogs? Non ricordo con esattezza la cronologia degli avvenimenti. Quando smisi di suonare, non feci più alcuna tournée. Quando me ne andai dall'America, abbandonai il mondo del rock and roll. Eravamo nel 76 e feci una brevissima tournée nel 1978 e da allora non ho più fatto tournée. L'America ha sempre avuto un rapporto quasi di sospetto con David Bowie, tipico simbolo dell'intellettualismo europeo. Così accettò il suo ora famoso spettacolo televisivo The 98 Floor Show, guardò con distacco la sua proposta teatrale basata sull'album Diamond Dogs e giudicò singolare il recupero della soul music nell'album Young American. Con Young American, nella tua produzione musicale c'è stato l'innamoramento per il soul e il rhythm and blues. È stata una scelta di cuore o di cervello? È stata una scelta che veniva da lontano. Ho cominciato suonando il sassofono in gruppi di rhythm and blues quando ero adolescente. Di giorno mi dedicavo all'arte e alla grafica e di notte cercavo di diventare un musicista bebop. Suppongo si sia trattato quindi di un ritorno inteso a ritrovare le mie origini nel rhythm and blues, origini alle quali peraltro sto tornando di nuovo con le cose che sto scrivendo ora. Cosa che ti terrorizza o che ti eccita? È una cosa nei cui confronti si desidera avere un atteggiamento di segno positivo. Spero che il decennio di nichilismo attraverso il quale siamo passati sia veramente tramontato. È veramente giunto il momento di cominciare ad amarci e ad amare il mondo in cui viviamo. È troppo facile schierarsi su una posizione nichilista, apatica, disinteressata. Il film è l'espressione del modo in cui Nick Reed vede le cose e credo che bisognerebbe essere uno stregone per capire esattamente qual è o qual era il suo modo di vedere le cose. Un uomo brillante che ammiro moltissimo, ma quello era il suo modo di vedere le cose e dal canto mio sono solamente fiero di avervi partecipato. Oggi per scegliere i film a cui partecipare. Proprio per aver lavorato con Oshima, ritengo che quello che realmente mi può indurre a lavorare con un regista è la sua capacità di garantirmi un'autonomia sufficiente ad esprimere pienamente la parte che mi è stata offerta. Non credo proprio che mi lascerei più tentare così facilmente dal miracoloso spiegamento di effetti speciali. Non credo proprio. Ti hanno imitato.
Cosa resta oggi dell'estetica e delle invenzioni sceniche da te realizzate 10 anni or sono? Ma molti di noi sono stati imitati. Kraftwerk, i Roxy Music, io, Matt Bolin, T-Rex. I gruppi dei primi anni 70 hanno probabilmente gettato le fondamenta di quello che accadrà negli anni 80. The last question. Un'ultima domanda. Chi è David Jones oggi?